disegnatore Altan è stato ospite a Solomeo in un pomeriggio dedicato ai bambini e al piacere della lettura. Favole, personaggi dei fumetti e tanto divertimento. Ci racconta tutto Arika Baglivo. Una cittadella della lettura. A Solomeo le vie e le piazzette si sono riempite di bambini, genitori, insegnanti ed educatori per un pomeriggio tutto dedicato ai piaceri e ai vantaggi della lettura. Ospite d'eccezione il disegnatore Altan, papà di personaggi come Pimpa e Camillo Cromo. Con lui i segreti del disegno sono stati svelati ai più piccoli per rendere più facile la lettura. E poi tante storie e sorprese, quella per il borgo, grazie al contributo dei lettori del Circolo LAV. A concludere il pomeriggio una favola musicale, Pierino il Lupo, a cura della scuola di musica La Maggiore di Perugia. Nati per leggere, questo è il nome dell'iniziativa del comune, ha chiuso l'edizione 2012 del Maggio dei Libri. Obiettivo anche quest'anno invitare alla lettura i più grandi ma soprattutto educare i più piccoli. Organizzato per questo anche un incontro al Teatro Cucinelli tra pediatri e bibliotecari. È stato fatto il punto sul progetto Leggere fa bene alla salute con dati e analisi.